Incidente stradale poco dopo l'alba di mercoledì a Montebello Vicentino in un'arteria che collega l'area industriale della cittadina alla campagna, con il coinvolgimento di un camion Iveco rosso e un'utilitaria andati a collidere frontalmente. L'allarme con richiesta di soccorsi è stato dato alle 6:15 di mercoledì dal conducente del mezzo pesante. La centrale operativa del 118 ha inviato subito sul luogo dello scontro un'ambulanza, i pompieri e una pattuglia di carabinieri. Una volta giunti a destinazione, i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto di strada e di lavorare subito per estrarre dal vano abitacolo il conducente ferito e rimasto incastrato. È stato poi portato in salvo e affidato ai sanitari, trasferito in ospedale. Il camionista coinvolto ha assistito all'operazione, ma è rimasto illeso. I carabinieri della compagnia di Valdagno si sono occupati della gestione del traffico.